Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi siamo in divisa ufficiale per l'inizio della nuovissima serie, della nuova stagione di cucina ad alta quota. Ci troviamo a cima della Mandria, sul massiccio del Monte Grappa, ed oggi con Checco e Navale stiamo facendo un fegatino alla veneziana qui per festeggiare un po' la Pasquetta con i ragazzi. Ma prima vi lascio qualche immagine di un giretto che abbiamo fatto qui un paio d'ore sulla fine della Sarsprusa e un po' di rovine. Ci vediamo dopo! Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Per la prima puntata di cucina ad alta quota andiamo a preparare assieme il fegato alla veneziana. Per iniziare direi di andare a tagliare le cipolle. Mi raccomando, fina fina fina, così sta poco e consumiamo poco gas. Francesco, puoi mettere a scaldarmi l'olio qua, che così adesso fa tutto. Soffriggiamo la cipolla, guardate che spettacolo di fegato. Un bel soffrittone di cipolla, cipolla bianca come se piovesse. Non la sento sfrigolare troppo, fornello troppo piccolo. Adesso aumentiamo la fiamma, il wattaggio. La fiamma è proporzionale all'ignoranza, facci. No, è più ignoranza che fiamma, no. Apriamo anche il vinello, che così mi sembra la cosa giusta da fare in questo momento. Direttamente dalla Francia corta un Courte Franca rosso, quindi via. Certo che con quegli occhiali attraversa. Beh, gli occhiali la traversa, è un momento molto alto questo, ragazzi, che abbiamo visto. Il rumore del questo vino qua è devastante. Adesso lo lasciamo lì che si riposa. È già riposato abbastanza. Fra, bevi tu una ombra? Angalo, che vuole fargli a cosa riposerà. Perfetto, andiamo. Un bel rossino. Oh ragazzi! Sì? E buona Pasqua! Buona Pasqua! E cucina ad alta quota prosegue! Il purè si sta scaldando, cipolla! A posto? È ora? Don Vanti! Andiamo? Fegato! Sangue, mi raccomando! Fegato! Che
che bello che era, ragazzi. Corte, no? È meraviglioso, bello appunto tutto. Okay. Abbiamo preso solo 1,2 kg di fegato. Giusto, assaggio. Che meraviglia! Spettacolo. Orsetti, dove siete? Molto molto bene. È il pizzichino di sale. Dov'è? È quello là. È qua? Finita. Facciamo un pizzichino. Aspetta che faccio il È pronto? Via, spegnete i fuochi, che si mangia? Sulle mani. Si vola! Francesco, ci serva? È subito. Master Chef. Mamma mia, lavare quel purè, sporzionata. Devo fare una cannella. Una cannella. Guarda, è perfetta. Buon appetito. Buon appetito, ragazzi. È mondiale, eh? Il pranzo di montagna più bello di tutti, questo. E dopo aver praticamente attirato qua 500 cani dai passanti. Sì, cioè, non si può neanche mangiare in tranquillità un fegato alla veneziana. Cioè, adesso non avete mai visto mangiare un fegato alla veneziana in cima alla montagna. Cioè, se pari a brutta azienda, se pari a... Senti, Vale, prima dolcino o caffettino? Prima il dolce, eh? Quindi, ovetto di Pasqua... Ha distrutto l'uovo. Spero di trovare una giocatrice, però mi dove sono tutto per niente. Sei proprio lo stereotipo dell'uomo medio, te basta solo che le tose. No, ciao, non puoi perché mi metti la foto. Ciao, 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 dai che ti chiamano, curi. E anche stavolta abbiamo mangiato come i porci. Ma veramente come i porci. Fagottino alla veneziana, poi in montagna. Al bacio. Altro che paninetto. Con la cioccolata del uovo. Poi. Il caffettino, il vinello. Cioè proprio... Oggi era proprio un pasto completo. Direi format super interessante. Cucine ad alta quota. Spoiler. Preparatevi. Ora, le domande che abbiamo da farvi sono due. Uno, canalino dedicato... Ho una serie di video dedicati in questo canale dove io e Francesco ci dilettiamo. E anche la Valentina, ricordiamoci. Sì. Visto che lavora sul assaggio. Settore del lei vino. Lei assaggia. E dai voto, procura dai il vino, voto. E procura il vino. Quindi, tipo Masterchef. E Vale soprattutto. Uno, dai voto, tipo Masterchef. Canalino o format dedicato? E due, cosa cuciniamo la prossima volta? Le proposte sono hamburger, hot dog e patatine fritte. O era... Fagioli all'uccelletto. Per cui sotto nei commenti diteci quello che pensate. Va bene, noi vi ringraziamo di essere stati con noi questa giornata all'insegna del buon cibo e della buona compagnia. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.